trovati qua su Nuovo Video perché è arrivata la collezione dei personaggi di Naruto Shippuden Deidara, che è la tredicesima uscita. Adesso pacchettiamo Onshi e vediamo Onshi. Meno male che cominciano a mettere soltanto la plastica, così almeno non c'è tutto quel cartone. Qua c'è la nostra Deidara con il fascicolino, tredicesima uscita, e la prossima uscita è Tsunade. E andiamo a vedere un po' il fascicolino, che cosa ci rappresenta, che comunque è sempre la solita cosa, che racconta la storia del personaggio che c'è, però ve lo voglio mostrare. Le tecniche dell'argilla esplosiva. Qua c'è il poster. Gran figata di Dara. Poi andiamo avanti qua con il nostro, diciamo, fascicolino. E poi finisce comunque è un po' la storia di Deidara e del suo mondo, diciamo. Passiamo a vedere il personaggino da un pochino più vicino. Questi video durano veramente poco, perché comunque, cioè, sono questi, sono ormai i fascicolini, sono sempre quelli, cambia veramente poco. Ecco qua, Deidara. Un po' qua, vabbè. Ecco Deidara. Perché metti fuoco? Ma l'unico un po' difetto è qua dei capelli, che si vede che sembrano attaccati solo qua, perché sono sollevati. Però per il resto, è una gran figata. C'ha il suo, diciamo, io lo chiamo scout lì sotto, come quelli di Dragon Ball. Oh, c'ha le lingue sulle mani, che mi sembrano molto molto delicate. Quindi li lascio veramente stare. E comunque, se a parte un po' l'attaccatura lì qua dei capelli, per il resto mi sembra veramente veramente il top. E niente, da Deidara e me è tutto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Bella.